parola che non conosciamo, amore. Sono io che devo dire grazie a tutti quanti voi, perché francamente io non mi immaginavo di poter essere capace, insieme a tutti questi ragazzi, di poter risvegliare una passione per la cosa pubblica, per la politica, per il bene comune che ci ha portato tutti ad essere qua. E quando questo avviene, quando le sale e le piazze si riempiono, significa che sta cambiando il vento, e questo vento adesso noi lo dobbiamo alimentare, soffiando tutti per la parte che ci compete. Tutti possiamo fare nel nostro piccolo qualcosa di straordinariamente importante per il nostro paese. Per il nostro paese significa innanzitutto per noi stessi, perché questo è un sano egoismo quello che ci muove, perché non c'è nulla di più giusto che battersi per la propria sopravvivenza. Perché noi italiani, a causa di questa classe dirigente partitocratica e corrotta che ha governato il paese nel corso degli ultimi 50 anni, noi italiani siamo stati portati, con una nostra corresponsabilità, sull'orlo del precipizio. Solo che adesso, grazie al Movimento, in particolar modo, lasciatemelo dire, grazie a Beppe, grazie a Gianroberto, grazie a tutti. Grazie a tutti quelli che hanno voluto trasformare l'indignazione, perché siamo tutti indignati, e lo siamo da sempre in pratica, in qualcosa di diverso. Hanno voluto provare a cambiare questa rabbia negativa che provavamo in tanti in un'energia positiva. Noi stiamo provando a costruire lì dove questi disgraziati hanno semplicemente saccheggiato, a costruire lì dove hanno portato a casa quello che era di tutti. Io per molti e molti anni ho vissuto a Roma, dal 70 all'88, e studiavo che per esempio moltissime grandi opere architettoniche della romanità sono state saccheggiate dalle grandi famiglie gentilizie di Roma, che poi mandavano i loro servi a prendersi qualche travertino, qualche insegna, qualche marmo importante presso il Colosseo, presso il Foro e così via. Noi abbiamo permesso a tutti questi sciagurati, a tutti questi ignoranti, a tutti questi disonesti di portarsi a casa, nella loro casa, ciò che è di tutti quanti noi. E adesso ce lo dobbiamo riprendere. Il 10 luglio, chi vi parla ha avuto la possibilità di essere ricevuto presso il Quirinale. Ho fatto parte della delegazione del Movimento che è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica, ahimè, Giorgio Napolitano. Benissimo, l'esperienza che ho fatto è stata un'esperienza che vorrei testimoniare a tutti quanti voi. Io non ero mai entrato nel Quirinale in precedenza e ho avuto la possibilità non di osservare, perché osservare è un verbo per certi versi neutro, ho avuto la possibilità di ammirare un patrimonio di civiltà, di cultura e di arte che abbiamo realizzato nel corso dei secoli noi italiani, in funzione del nostro talento, in funzione della nostra creatività, in funzione della nostra capacità di trasferire pensiero alle mani per produrre manufatti artistici che in nessun'altra parte del mondo sanno produrre. Non è possibile che questo esempio di civiltà sia a disposizione di un uomo solo, e fra l'altro capace di vivere sulle spalle dei contribuenti italiani, salvo una breve parentesi, a partire dal 1953. Io vorrei che fosse chiaro questo messaggio. Noi tutti, grazie a questa rivoluzione culturale che è il Movimento, e sarà una rivoluzione che si trasformerà in rivoluzione politica,
e soprattutto a fine maggio in rivoluzione elettorale. Noi ci dobbiamo riappropriare della civiltà e della bellezza che non è di altri se non nostra, per cui il Quirinale è accessibile a tutti. I palazzi a disposizione di tutti, i palazzi non debbono essere del potere, perché l'unico vero potere democratico è un potere di servizio, è un potere di disponibilità nei confronti dei cittadini. E allora, se siamo consci di questo, abbiamo cominciato ad operare una rivoluzione che ci riporterà nuovamente in possesso della nostra sovranità. Ricordiamocelo, mettiamocelo in testa, noi siamo sovrani di noi stessi. Grazie.